sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché 1 euro batte forte sempre. One Podcast. Marte è quadrato a Nettuno e tutti e due sono retrogradi, quindi lucidità mentale addio, e anche con le dichiarazioni ci sarebbe da stare schisci. Io sono Ginny e questo è l'Oroscopo Podcast della settimana dal 14 al 20 novembre 2022. Ariete. Sei leggero come uno che anche il lunedì mattina pedala in bicicletta per il centro città, col sorrisone sulla faccia e scampanellando anche agli sconosciuti in segno di saluto cordiale, sperando che gli sconosciuti non abbiano le palle girate. Comunque sei felicione e in fondo delle paturnie degli altri non te ne frega nulla, perché si sa che l'empatia non è il tuo forte, nemmeno adesso. L'amore, sei così sfacciato che ti multeranno per baci insistenti in luoghi pubblici, te lo dico nell'orecchio. La scrittrice torinese Daisy Icardi scrive romanzi brillanti, ciascuno su uno dei cinque sensi. Adesso tocca alla vista, che è anche il tuo senso forte, Ariete. Si intitola La fotografa degli spiriti, dove medium trattate come dive nei salotti dell'alta società si fanno accompagnare da fotografi per immortalare gli spiriti che loro richiamano. Fazzi editore. Cose da fare subito e leggere un grande classico. Io voto per Anna Karenina. Toro. Il cervello resta spento, ma il resto del corpo, cuore compreso, si sta rimettendo in moto. Poco male, insomma, per l'intelletto, che può dormire ancora 5 minuti. In compenso, abbassi il ponte levatoio dei tuoi sentimenti e rimetti gli alligatori al guinzaglio. È possibile tornare ad avvicinarsi a te per sbaciucchiarti senza correre il rischio di restare fulminati. L'amore e i messaggi d'amore non sono il tuo forte, ma stai lavorando sulle coccole. Te lo dico nell'orecchio. C'è la mostra di Bosch, pittore fiammingo del 400, a Milano. E fossi in te, andrei a darci un occhio. Nelle sue opere c'è una vera e propria rappresentazione psicanalitica della mente dell'uomo, che non può fermarsi all'idea della supremazia dell'intelletto, ma deve buttarsi nel trascendente e nell'irrazionale. Perfetto per questo tuo momento. Cose da fare subito: farti invitare a cena in un ristorante stellato. Ingegnati. Gemelli. Te la tiri, gemelli, intellettualmente parlando soprattutto. Ti piace sfoggiare la tua cultura, fosse anche quella dei supereroi, un po' come il Rolex alla cena dei vecchi compagni di classe, per far vedere che tu ce l'hai fatta. Vuoi fare una selezione naturale dei tuoi interlocutori, possibili partner compresi. Ci si metta in fila per il test di cultura generale, scritto e orale. L'amore, sei selettivo e anche un po' stronzetto, appunto. Te lo dico nell'orecchio. Umami è stato definito dalla fisiologia della nutrizione come il gusto del saporito, quello che ti fa sbavare e ti fa venire appetito. Lo si trova in abbondanza in tutti quei cibi pieni di glutammato, poco raccomandati da dietologi ma tanto amati da chi ha bisogno di comfort food. Ecco, tu sei umami, gemelli. Cose da fare subito: guardare i video su come lavorare all'uncinetto. Magari ti piace. Cancro. Ma che animale è? Si stava meglio la settimana scorsa, tutti coccolosi come il signor orso e la sua orsacchiotta che vanno in letargo. Ma purtroppo Venere si è spostata. In compenso il tuo cervello funziona ancora velocissimo come la segreteria di Babbo Natale che sta iniziando a smistare le letterine. Quindi tacci dentro di neuroni per stavolta. L'amore, vivi di rendita della settimana scorsa. Te lo dico nell'orecchio. Nella lingua Tagalog delle Filippine c'è una parola intraducibile che è gigil e significa quella voglia di pizzicare o stringere affettuosamente qualcuno. Tu gigilli con grande piacere. Cose da fare subito: fare una torta al cioccolato per la tua vicina di casa. Leone. Hai ancora la capacità di esprimere emozioni come un boiler rotto, ma in compenso là sotto nel cuoricino c'è una debole fiammella che si sta accendendo. Io non perdo le speranze. Per fine settimana ti scapperà anche un ti voglio bene, affettuoso ma amichevole. Ci vuole del tempo per oliare quella macchina da sesso che eri, ma siamo sulla strada giusta. L'amore si risveglia come dopo essere stato ibernato per un secolo. Te lo dico nell'orecchio. Paolo Borzacchiello è uno tra i massimi esperti di intelligenza linguistica applicata al business. C'è scritto sulla sua pagina Wikipedia. E ha scritto un nuovo libro che si intitola Forse sei già felice e non lo sai. Dato Saturno contro le sue sfighe, fossi in te ci butterei un occhio. Cose da fare subito: scusarti per essere stato insopportabile. I fiori vanno benissimo. Vergine. Ti
senti disinteressata al genere umano nella sua quasi totalità e inizi a trovare delle ottime scuse per non accettare alcun invito a cene di Natale e aperitivi di saluti. Che poi, cosa avranno da salutarsi tutti? Comunque il tuo unico amico è il frigorifero, che dona senza volere nulla in cambio e soprattutto senza dare giudizi. Lui sì che ti capisce. L'amore è il caso che si tolga di torno velocemente, te lo dico nell'orecchio. Dato che hai bisogno di ridere, ti consiglio un libro di una trentenne molto divertente. Si chiama Martina Failla e ha scritto «Volevo solo prendere un caffè, una serie di sincronicità e di teste di cazzo». Lo descrive così. A Parigi c'è sempre qualcuno pronto a rubarti il cuore o, nel peggiore dei casi, a rubarti il telefono. A me, quale delle due opzioni mi poteva capitare? A te il telefono di sicuro. Do It Human Edizioni. Cose da fare subito: leggere un libro per bambini. Propongo Diven O'Neill e le tre monete d'oro di Mooney Witcher, Gribaud Editore. Bilancia. Bilancia di alta precisione. Finalmente puoi provare l'ebbrezza di chi alle 9 del mattino si vanta di aver già fatto meditazione, yoga, due lavatrici, un corso di mandarino eppure portato fuori il cane. Tutte queste energie ti distolgono dalla vita a rilento modello curato di campagna, ma ti rendono decisamente sexy e iperattiva, che non guasta. Anzi, se le commissioni le fai in baby doll, siamo tutti felici e contenti. Certo. Ti ci vedo. Corro a comprare. Puoi prenderlo anche un po' a Babba Natale, visto che siamo di stagione. L'amore non ha età, tu ami tutti indistintamente. Te lo dico nell'orecchio. HIREC è l'acronimo in inglese di rapido cambiamento evolutivo indotto dall'uomo e si riferisce a quegli animali che modificano velocemente alcuni tratti per adeguarsi ad esempio agli ambienti urbani. Anche tu ti sei sessualmente evoluta in fretta indotta da Marte. Cosa da fare subito? Iscriverti ad un corso di balli indiani. Tun 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 la bangra. Ah, come mi piace. Scorpione. Sarà bene non cercare di fregarti, perché tu annusi la sola a chilometri di distanza e sei un segugio da furbetti. Tutto merito di Mercurio ancora nel tuo segno zodiacale, che ti rende scaltrissimo. Venere invece ti ha abbandonato e ti ritrovi a mendicare anche un singolo bacetto, dato che oramai non ne puoi più fare a meno. Mi raccomando a non trasformarti in una cozza. L'amore sei ancora stordito da tutto quel sesso. Te lo dico nell'orecchio. Ho letto che Einstein ad un tassista di Tokyo invece della mancia diede un bigliettino che aveva scritto a mano e diceva: una vita tranquilla e modesta porta più gioia che inseguire il successo con costante agitazione. Poi non si capisce perché lui passasse notti insonni per studiare lo spazio-tempo e abbia dato questa lezione di vita ad un sereno tassista. Comunque è stato venduto all'asta per più di $1 milioni. Cose da fare subito? Niente. Fatti l'elenco delle nuove serie TV da non perdere. Sagittario. Venere e Mercurio atterrano come i re magi salvatori in una situazione effettivamente complicata, ma portano oro, incenso e soprattutto la birra, che serve sempre. Quindi ti torna il sorriso e soprattutto ti rilassi, cosa che non succedeva da tanto di quel tempo che ci stavamo abituando a sentirti teso come l'elastico della fionda in fase di punta. L'amore arriva senza avvisare, come la suocera, ma in questo caso sei contento. Te lo dico nell'orecchio. Secondo Jung, i sogni potevano essere anche sogni compensatori. Praticamente, se sogni di volare, significa che stai azzardando un po' troppo in qualche cosa e il tuo subconscio ti sta mettendo in allarme. Forse tu sogni di dormire troppo? Chi lo sa. Cose da fare subito? Scrivere un messaggio al tuo compagno di banco del liceo. Chissà come sta. Capricorno. Sei un po' come la pasta in bianco, olio e parmigiano. Non puoi non piacere, ma leccarsi i baffi è tutta un'altra cosa, Capricorno. Anche il partner si stupirà del tuo dire di sì senza rompere troppo le scatole e persino del tuo assecondare le richieste altrui, tipo quando si sceglie un posto per la cena. O ti sei addormentato o è davvero un miracolo. L'amore ti commuovi anche quando lui ti chiama. Ehi tu, te lo dico nell'orecchio. Ashton Applewhite è una scrittrice attivista americana che nel suo blog, che si chiama This Chair Rocks, porta avanti la teoria secondo cui i momenti più felici della vita di una persona sono da piccolo e da anziano, praticamente una curva a U della felicità. Tu che sei un Saturnino lo sostieni da sempre. Cose da fare subito: imparare a fare i biscotti alla cannella per tempo. Acquario. Oggi sono di pessimissimo umore, non mi viene nessuna cosa carina da dirti, ma sei il segno figo della settimana. Ma non puoi rifartela con lui, però. Vabbè, a qualcuno deve pur toccare.
Resta l'alone di qualche dubbio esistenziale e pensiero profondo, un po' come la macchia di sugo sulla tovaglia bianca. Ma fa persino vissuto, e va bene così. In compenso ti torna quella sensazione di avere il mondo in pugno, un po' come quando sali sul primo treno dopo aver dato l'esame di maturità. E sai cosa mi piace un sacco di te? L'idealismo. In quello che fai ci credi di brutto. L'amore adesso sì, che si ragiona acquario. Devi prendere ferie per fare tutto il sesso che desideri. Te lo dico nell'orecchio. Lani Amor Sotol, forse si dirà così, è una make-up artist maori che su Instagram racconta le tradizioni del suo popolo, compresa quella di tatuarsi un maori, appunto, sul mento, unico e diverso per ogni persona. Fiero così ti voglio, acquario. Cose da fare subito, tira fuori il peluche di quando eri piccolo. Pesci. Odi tutti, e forse hai ragione tu, pesci. Il punto è che sei il segno schifo della settimana. Ti stava piacendo questa sensazione di essere amato da tutti come Billie Eilish e invece torni ad essere dannato e criticato come Morgan. Ma a te qualche volta ti va anche bene così, perché adori emanare quel fascino di chi è da temere sempre, tanto che non si sa mai che cosa possa frullargli nella testa. Una rockstar in albergo di lusso è meno capricciosa di te. L'amore non ne senti la mancanza, nemmeno se si trasferisce alle Hawaii. Te lo dico nell'orecchio. La via più breve la scopri sempre al ritorno. L'ha detto Dargen D'Amico, che pare abbia iniziato a scrivere canzoni grazie alla sua maestra delle elementari e all'ora di poesia. Anche tu alle cose facili arriverai, forse, tra un po'. Cose da fare subito: comprare i ciclamini da mettere sul balcone. Resistono per forza. Per oggi abbiamo finito. Vi aspetto domenica prossima con una nuova puntata dell'Oroscopo Podcast della settimana. L'Orosco Podcast è scritto da me, Ginny Chiara Viola, Ginny per gli amici. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte sempre. Fino al 19 maggio, termini e condizioni su euro.it.